4. Riavvicinare il Cagliari e i tifosi al territorio era uno degli obiettivi dichiarati da Claudio Ranieri al suo ritorno in Sardegna. La prima tappa a Villa Cidro, che ha accolto con gioia e festa la squadra rossoblu per questa amichevole contro la Villa Cidrese. Amici di Directa Sport 131, un buon pomeriggio da Roberto Carta e Roberto Pinna, in diretta con le immagini dal comune di Villa Cidro per il racconto di un'amichevole che può rappresentare un test importante per il Cagliari in vista della partita di sabato contro il Sud Tirol, ma anche per la Villa Cidrese, che attende di festeggiare la salvezza matematica che potrebbe arrivare già domenica contro la Nuorese. Andiamo a dare uno sguardo alle formazioni. Villa Cidrese che schiera il consueto 11 titolare, l'unica variazione dovrebbe essere per la difesa centrale, con Aleandro Chiriti in porta, i due esterni di difesa, Simone Pitau a destra, Giacomo Lusso a sinistra, al centro Michel Medda con Agustin Lanos a centrocampo, Luca Carboni con Matteo Cirronis, Caballero che dovrebbe agire in posizione più avanzata sugli esterni, a destra Alfarano, a sinistra Muscas, lì davanti Ridwan Palermo. Roberto, a te per la formazione del Cagliari. Sì, Cagliari che si schiera con questo 4-3-2-1 tipico delle ultime settimane, con Aresti tra i pali, poi Di Pardo a fare il terzino destro, sull'altro lato a sinistra c'è Barrecca, centrali Goldaniga e Altare, poi centrocampo a tre abbiamo detto con Nandez, Viola a fare da play, De Iola invece mezzala sinistra, a supporto di Prele invece ci sono Falco e Marco Mancosu. Sì, un po' da capire la posizione di Filippo Falco, se agirà da seconda punta magari un po' più vicino a Prelez, se invece saranno due trequartisti in una sorta di albero di Natale, quindi a fianco a Mancosu e dietro all'unica punta Prelez. Credo che sarà molto mobile, tra l'altro c'è curiosità anche per capire come sta Filippo Falco al rientro dopo un periodo di condizione atletica dove non stava al meglio, capiremo, sicuramente farà un po' il pendolo tra il centrocampo e l'attacco. Non c'è la Padula, lo ricordiamo, è impegnato con il Perù. Diversi assenti, anche altri nazionali come per esempio Kurfadilis e Makumbu. Tornato Obert ieri che è in panchina. Questo può rappresentare per Ranieri un test per verificare la condizione di alcuni giocatori. Adesso ci sono diversi scontri diretti, quello col Sud Tirol sarà fondamentale, ma poi c'è anche il Pisa. Eh sì, assolutamente, il Cagliari apre un quartetto di partite dove sfida solo squadre che sono in zona playoff. Oggi torna anche Luvumbo in panchina, anche lui non era al meglio, c'è curiosità, vedremo nel secondo tempo se riuscirà a dare il suo apporto e capiremo anche se sarà della partita magari poi per la sfida contro il Sud Tirol. Sono assenti anche altri diversi giocatori, per esempio Radunovic che è rimasto per uno scarico ad Asseminello, non c'è neanche Capradossi che ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio sinistro. Sì, non vediamo neanche Dossena, che Ranieri ha sempre schierato titolare, praticamente inamovibile dall'esonero di Liverani, sempre titolare. Oggi invece per l'amichevole l'ha evidentemente risparmiato. Assenti anche Rog e Pavoletti, entrambi infortunati, mentre vediamo disposte le squadre in campo, pronta a cominciare sarà la Villa Cidrese in completo azzurro a dare il via al calcio d'inizio di questa amichevole, completo giallo la terza maglia invece per il Cagliari. Bisogna capire anche dal punto di vista tattico che tipo di partita sarà, se sarà la solita amichevole tra una squadra professionista e una squadra dilettantistica in cui la squadra ovviamente a livello superiore macinerà gioco, proverà a provare i consueti meccanismi, mentre è iniziata l'amichevole con il calcio d'inizio battuto dalla Villa Cidrese. Spalti, neanche a dirlo, strapieni, 2000 persone per questo match, con il primo pallone giocato lungo per Palermo, punto di riferimento della Villa Cidrese, l'avete ricordato anche in apertura, si sta giocando il titolo di capocannoniere con Caddeo del Ghilarza per quanto riguarda il campionato di eccellenza, per lui 22 reti in campionato. È stata sicuramente una piacevole sorpresa per la Villa Cidrese, che ha puntato su tanti argentini quest'anno. Gli altri in campo sono Lanos, il portiere Chiriti e anche Caballero. Parlavi di vedere, capire, no? Quale sarà un po' il canovaccio delle due formazioni. È vero che è un'amichevole, però per la Villa Cidrese è una sfida di lusso, quindi qualcosa in più ce lo metti a prescindere. Nel Cagliari sono giocatori che anche quando fanno l'amichevolina in famiglia da Seminello non tirano mai indietro la gamba. Uno di questi, Naitan Nandez. Ranieri, che tra l'altro ha fatto un favore ai più di 2000 presenti, perché gran parte dei titolari sono oggi in campo dal primo minuto.
Sì, assolutamente, ci sono tanti giocatori importanti, Mancosu, Nandez, De Jola che gioca un po' a casa, San Gavino Monreale è a 12 minuti da Villa Cidro, quindi immaginiamo che ci siano anche tanti parenti e amici di De Jola che hanno avuto l'occasione di vederlo giocare qui vicino. Tra l'altro ci sembra di vedere De Jola che gioca un po' più centrale, un po' fa lui il play, invece Viola la mezzala. Sì, credo che si alterneranno parecchio. C'è curiosità il nome di Viola, il numero 10 in campo che il Cagliari ritrova dopo quasi 3 mesi. Vedremo come sta appunto il regista, in teoria sulla carta, della formazione Ranieri, poi anche se in questo momento sta giocando da centrato, diciamo, De Jola, da capire. Da mezzala tecnica ci ha già giocato anche Viola in stagione con la guida di Liverani, sicuramente quel giocatore che a livello di atletismo non ti dà tanto, però da fermo e nella qualità del palleggio può dare quel qualcosa in più. Assolutamente sì, mentre la Villa Cidrese prova a gestire questo pallone con Alfarano sulla destra, subisce fallo il numero 10 pugliese, arrivato nel mercato invernale, lo possiamo definire così, arrivato in realtà da svincolato a febbraio, addirittura ha avuto un impatto devastante con la Villa Cidrese, gol all'esordio contro la Ferrini e poi gol vittoria all'esordio contro la Ferrini per 3-2, poi tanti assist, altre reti, una freccia in più lì sulla destra, molto forte l'uno contro uno. Vediamo infatti anche adesso che prova ad entrare in area di rigore, provare a mettere in difficoltà anche una difesa professionista come quella del Cagliari, lui che ha giocato, vanta diverse presenze in Serie D e si è un po' rilanciato per questa seconda parte di stagione con la Villa Cidrese in eccellenza. Sì, nel frattempo, riguardando il Cagliari, c'era curiosità per capire la posizione di Falco e di Mancosu. Addirittura si alza tanto anche Viola quando c'è da attaccare, però l'impressione è che sia Mancosu che Falco vadano a riempire un po' gli spazi con Prelez ad attaccare invece la profondità. Sì, Viola molto largo adesso con il giro palla del Cagliari che passa per i piedi di Goldalinga, Di Pardo anche lui al rientro dopo un lungo periodo. Questo può essere anche un bel banco di prova per Prelez, che sta avendo le sue occasioni, perché quando Ranieri ha puntato sul 4-3-1-2 sta dando spazio al numero 20 che ha già visto alla Sampdoria, anche se poi non l'ha mai fatto debuttare, senza Pavoletti, mentre si prova Falco, murato da Lanos, ancora il Cagliari a gestire la Villa Cidrese, a difendersi praticamente con 10 uomini dietro la linea della palla, l'unico riferimento lì davanti resta Palermo. Accenna un po' di pressione, per in realtà i centrali del Cagliari che sono Altare a sinistra e Goldaniga a destra hanno molta libertà. Quanto bocca che c'è in questo spazio laterale del campo tra Nandez e Palermo, uno con papà ovviamente Martin e l'altro invece che averci giocato anche una finale di Coppa Libertadores. Qui intanto c'è il primo fischio vero per un calcio di punizione da parte dell'arbitro Capai, Lacone e Cordedu sono i due assistenti, punizione da zona molto interessante per un calciatore mancino. Qui ce ne sono due che potrebbero tranquillamente contendersi il pallone, Falco che ha guadagnato il fallo e Viola che ha già dimostrato anche con la maglia del Cagliari di saperci fare da quella mattonella. Assolutamente sì, tra l'altro ti dico una curiosità, Cagliari e Sudtirol per sabato sono due delle squadre che segnano di più in Serie B sui calci piazzati, sia con schema sia in maniera diretta, anche queste sono le prove per una partita importante che si deciderà alla Unipol Domus anche tramite gli episodi quelli da fermo. Barriera molto folta quella chiesta da Chiriti, addirittura 5, parte Falco sul muro della Villa Cidrese, ci riprova Falco, palla che resta lì e poi viene allontanata in maniera definitiva da Lussu, prova a ripartire negli spazi la Villa Cidrese con Caballero che deve gestire, palla in verticale per la corsa di Pitau. Prova ancora ad insistere il terzino classe 2005, arrivato proprio dal Cagliari, lui che giocava nel settore giovanile del Cagliari così come Carboni, sono due gli ex volendo di questa amichevole. Mentre a proposito di Bocca c'è anche Lanos che è cresciuto nelle giovanili del Bocca, quindi un po' a rinfoltire. Salutiamo gli amici argentini che ci stanno seguendo. Sicuramente tantissimi. Sicuramente tantissimi, perché ogni domenica sulle dirette casalinghe della Villa Cidrese, sempre presenti sulla pagina di Directa Sport Live TV, sono tanti gli amici dell'Argentina che ovviamente seguono Palermo, Lanos, Caballero, Chiriti, veramente una bella colonia argentina questa del presidente Matteo Marrocco che ha allestito a Villa Cidro.
Frattempo, molta curiosità per capire anche come costruisce il Cagliari, no? Con Mancoso che si abbassa quasi sulla linea di De Jola a dettare il primo passaggio, lui che sempre fa il play offensivo di questa squadra. Prima parlavi di Prelez. Ranieri, quando è arrivato in Sardegna, ha detto: io voglio ripartire da due centravanti. Nel primo periodo erano giustamente, ovviamente, la Padula, Pavoletti. Poi il mercato invernale ha portato anche lui in Sardegna. È anche un po' a sorpresa, devo dire, sta facendo tante presenze anche dal primo minuto. Sì, vuole insistere un po' Ranieri, l'idea sembra quella di puntare su un attacco a due punte proprio per sfruttare poi quando ritornerà evidentemente Pavoletti e la Padula, che insieme sulla carta sono forse il tandem offensivo più devastante di questa Serie B, se si può dire che hanno a che fare con la Serie B, perché ha presenze e curriculum, sicuramente sono giocatori che meriterebbero altra categoria. Assolutamente sì, per presenze ti direi anche che dire Antenucci del Bari, che sono due delle, diciamo, i giocatori più forti in assoluto. Qui attenzione a Prelez in area di rigore, la sponda per il tiro di De Jola. Prima vera conclusione del Cagliari verso la porta di Chiriti. Trovata proprio il giocatore vicino di casa. Lui che è di San Gavino Monreale, destro però che non ha impensierito Aleandro Chiriti, e fin qui devo dire una Villa Cidrese ben messa in campo, che non sta sicuramente facendo lo sparring partner del Cagliari, anzi se la sta giocando alla grande. Assolutamente, soprattutto cercando, no, la fascia destra del campo dove Barreca può anche essere messo in difficoltà, magari in velocità preso, si è raddoppiato, e quella sembra un pochino la strategia pensata dalla Villa Cidrese. Sì, più che altro la Villa Cidrese punta molto su Alfarano, giocatore che in eccellenza è devastante nell'uno contro uno, quindi un po' a ripetere il canovaccio tattico che vediamo spesso anche nelle partite ufficiali della Villa Cidrese, ovvero quello di cercare le seconde palle di Palermo, cercato spesso con i lanci lunghi, ma anche da quando è arrivato puntare sull'individualità di Diego Alfarano, che ha avuto un impatto veramente importante con la Villa Cidrese. Palermo un fisico invidiabilissimo, immagino in eccellenza la difficoltà al di là dei gol proprio di marcarlo, perché comunque Altare, che non è esattamente il primo arrivato anche a livello atletico e fisico, qualche scontro l'ho anche già un po' patito. Nel frattempo prova ad avanzare Falco su questa sponda di Nandez, c'è la chiusura di Lanos che rischia, Nandez gli ruba il pallone, c'è la chiusura di Meda, rimpallo che potrebbe favorire Prelez, palla che sfila via, poi allontana Pitau, arriva Barreca che viene fermato dal Farano. Cagliari che riparte adesso da Viola e De Jola. Mancoso arretra adesso a fare praticamente il play. Mancoso cerca il lancio per Prelez, altra sponda di testa, ovviamente a cercare quello che dovrebbe essere il reparto, il compagno di reparto offensivo. Falco che però sta agendo leggermente più indietro e defilato, non poteva mai arrivare su questo pallone. Ti segnalo che Naitan Nandez, dopo il contrasto in precedenza in cui ha rubato palle, ha provato a involarsi verso la porta, sta un po' lamentando, zoppicchia in campo, vediamo se per lui, che arrivava da un brutto infortunio al ginocchio, è qualcosa di grave o la semplice botta che fa male, diciamo, finché è calda. Credo una semplice botta, almeno questo è l'augurio. Mentre Viola avanza, si sposta ovviamente il palla sul mancino, braccato proprio dal Farano, si deve appoggiare dietro da Barreca, noi in verticale da Mancosu. Palla nuovamente allargata per Viola, alzata nuovamente per Mancosu, che alza questo pallone alla ricerca di Prelez. Grande uscita di Chiriti, che è andato a prendere il pallone sopra la testa dell'attaccante in maglia numero 20 del Cagliari. Ha fatto anche una bella caduta, ma sembra un po' il rituale del portiere quando va a prendere questi palloni: cadere giù, guadagnare magari qualche secondo, difendere lo 0-0, che per adesso prevale qui a Villa Cidro. Solito lancio alla ricerca di Palermo, anticipato da Altare, Mancoso e poi Nandez, che sembra essersi ripreso. Viola prova ad allargare sulla destra, dove deve arrivare Prelez, fa valere il fisico su Mancoso di prima, il pallone per Falco, fa proseguire Di Pardo dentro l'area di rigore, Di Pardo, palla rimorchio per Viola, che arriva a toccare il pallone, forse la deviazione decisiva di Meda, anche se poi l'arbitro in realtà indica la rimessa laterale in favore della Villa Cidrese. Forse qui Viola non è riuscito ad arrivare con la giusta coordinazione, non ha colpito bene il pallone. È stato molto bravo Pitau, tra l'altro ha dato una grandissima diagonale per andare a chiudere lo specchio della porta, e Viola è arrivato, diciamo, col piattone troppo largo e non ha trovato neanche il fondo del campo. Rimessa laterale, battuta lunga, dove però ci sono solo maglie gialle, torna da Resti il Cagliari, palla allargata dove c'è Di Pardo.
cerca adesso le giuste posizioni in campo il Cagliari per provare ad imbastire un'azione a difesa schierata, provare quello che solitamente si prova in allenamento. Questo di fatto è un test amichevole anche per provare determinate situazioni. E ti dico che Ranieri non sarà felicissimo dei tanti passaggi in difesa, perché non è un amante del genere, a differenza di altri allenatori preferisce la ricerca della profondità immediata. E qui attenzione al pallone in lungo giocato da Carboni per Alfarano, un po' isolato il numero 10, vediamo se prova a puntare Altare e guadagna qui il calcio d'angolo con la chiusura di Altare. Lo avevamo detto, no? Su quella fascia, se trovi i tempi giusti, puoi mandare in difficoltà anche una squadra strutturata come il Cagliari, ovviamente nelle logiche di un ritmo da amichevole, perché comunque Alfarano fa la differenza con i suoi strappi. Sì, Alfarano molto rapido, molto bravo anche palla in attiva su corner, diversi gol segnati dalla Villa Cidrese sui suoi cross. Vediamo se ci prova adesso con il colpo di testa provato da Caballero, che non ha trovato però la porta. Ancora Alfarano che può provare a puntare Mancuso, cerca lo spazio per il tiro, spazio che non c'è, una palla che torna tra i piedi del numero 10 che rimette dentro un altro pallone interessante, allontana De Jola di testa, poi ancora il Cagliari che non riesce a ripartire. Pitau, palla che resta lì dove può provare ad insistere Cirronis, poi palla giocata lunga con Nandez che viene anticipato da Carboni, prova a crearsi spazio per il tiro, lo scarico per Caballero, palla che non passa, ancora Palermo che potrebbe riallargare il gioco, lo fa ora per Lussu, il cross basso, c'è la chiusura di Goldaniga, poi Nandez a gestire il pallone, Villa Cidrese che è lì in avanti e resta in proiezione offensiva per provare anche una riaggressione concedendo spazi dove adesso il Cagliari si può tuffare, addirittura un 4 contro 3 questo con Falco che porta palla allarga il gioco per Nandez sulla destra, cross interessante dall'altra parte a trovare Viola, mette giù il pallone Viola e poi Chiriti con un miracolo a negare il gol a Nicolas Viola, ancora il numero 10 pericoloso, Chiriti per il momento insuperabile. Sì, non era neanche facile perché c'è stata una deviazione da due passi appunto di Medda, se non sbaglio, sì, che gli ha sporcato la traiettoria di tiro di Viola, che aveva un po' piazzato per sorprenderlo sul palo alto, e invece molto molto bravo a reagire distinto Chiriti. Intanto piccola curiosità tattica, la Villa Cidrese che lascia sempre almeno tre uomini alti in eccellenza, lo fa anche oggi contro il Cagliari. Qui attenzione però Falco, sinistro al volo, ancora Chiriti. Bella ma più facile, stavolta Falco lo ha centrato in pieno, abile lui però a occupare lo spazio della porta, prima Viola poi Falco, due uomini attesi dal Cagliari subito che hanno fatto vedere qualche squillo in un pomeriggio comunque intenso ma anche già spettacolare. Confermiamo, Villa Cidrese resta con tre uomini alti quindi concede magari un po' meno in area di rigore, stavolta la gioca corta il Cagliari, si torna da Falco, il cross sul secondo palo, colpo di testa ancora Chiriti. Un altro miracolo del portiere argentino a negare il primo gol di giornata al Cagliari. Questa su Altare forse è la più difficile delle tre perché arrivava molto ravvicinata e si è dovuto allungare. È davvero una bella parata. Si sta mettendo in mostra Chiriti. Assolutamente sì, questo è un po' alla Magnan, l'abbiamo visto. Bravo. Con la nazionale francese contro l'Irlanda. Andare a prendere proprio su un cross da calcio d'angolo un pallone che sembrava destinato all'incrocio. Questa è davvero splendida. Molto bella perché poi Altare leva anche, sai, non leva solo colpito di testa, leva anche piazzata molto laterale e lui è stato bravo in volo con la manona a dire di no. Sicuramente uno dei valori aggiunti di questa Villa Cidrese, Aleandro Chiriti, che adesso si appresta a lanciare in lungo, a cercare la sponda del solito Palermo. Duello tutto Boca Juniors con Nandez, poi il pallone che torna dalle parti di De Jola e si riparte con Goldaniga, Altare. Barreca, ancora i passaggi nella retroguardia difensiva che coinvolgono Goldaniga, porta avanti il pallone l'ex centrale del Genoa, si torna da De Jola, ritmi un po' compassati in questa parte di amichevole con il fallo commesso da Caballero su Nandez, tutto a posto. Si è rialzato Nathan Nandez con il Cagliari che può proseguire con il suo giro palla. Qui trova Viola negli spazi, si allunga un po' il pallone, contrasto duro con Medda, poi il rimpallo vinto dalla Villa Cidrese con Cirronis che prova ad insistere, avanza ancora il capitano di oggi della Villa Cidrese con Muscas a lottare su questo pallone, prova addirittura a rompere il raddoppio, un altro dei giocatori della Villa Cidrese che si è messo in mostra in questa stagione, 10 reti segnate da Muscas.
che è il secondo miglior marcatore della squadra dopo Palermo a 22. Lui che è uno dei tanti Villa Cidresi, giocatori cresciuti nel vivaio della società del presidente Marrocco. Quest'anno ha deciso di puntare tanto sui giocatori locali. Fate attenzione per gli argentini, Alfarano che è arrivato a febbraio e Carboni che è di Alghero. Tutti gli altri sono praticamente di Villa Cidro. Anche Toto Bruno viene considerato un Villa Cidrese adottivo, visto che ormai è da tanti anni che gioca qui a Villa Cidro. Riceve Palermo a centrocampo, avanza Palermo, si appoggia a Muscas. Attenzione all'inserimento di Lussu che libera un po' Muscas, si torna da Palermo, palla riaperta alla ricerca di Lussu che vuole tornare subito da Palermo. C'è la chiusura della difesa del Cagliari a concedere un altro corner, stavolta dal lato sinistro. La Cirrese comunque non ci sta, ha subito tre occasioni del Cagliari, si è salvata e ora ha rimesso la testa avanti in maniera anche molto decisa, spinge come dicevi tu giustamente prima con tanti uomini, che non è mai scontato perché a volte in queste amichevoli si cerca anche di non rischiare troppo per non perdere poi un po' la faccia. Qui attenzione al cross, esce Aresti, allontana coi pugni, c'è anche un fallo sul portiere del Cagliari. Riparte allora con il calcio di punizione dentro l'area di rigore rosso-blu. Ora anche lo schieramento adesso della Villa Cidrese con tanti uomini lì in avanti, non aspetta sicuramente dietro, poi non va ad accennare magari troppa pressione sui portatori di palla, ma non fa guadagnare campo gratis al Cagliari. Nandez, larghissimo Di Pardo, porta ancora palla a Naitan Nandez che vuole l'imbucata per Mancoso. Eccolo qui Di Pardo, sterzata su Muscas, ancora il numero 99 scuola Juventus che torna da Goldaniga. Altare, c'è Barreca largo sulla sinistra, servito, aspetta l'inserimento di Deiola, palla allargata di prima per Viola con l'esterno per Falco che non riesce a controllare questo pallone, insiste Prelez su Medda, ancora Prelez, c'è il fallo però dell'attaccante sloveno su Michel Medda. Calcio di punizione stavolta per la Villa Cidrese dentro la propria area di rigore. Al di là dell'occasione avuta, comunque è un buon Viola, non so se sei d'accordo con me, alcuni tocchi di esterno, ha allargato molto il gioco e quel qualcosa in più forse sulla fascia mancina del Cagliari in questo momento. Sì, tanta qualità, lo sappiamo, nel piede di Nicolas Viola, ha avuto anche un paio di occasioni importanti. L'idea, vedendo adesso così il Cagliari, sembra quella di magari avere un play che fa un po' più di quantità come Deiola, come Makumbu, per esempio. Makumbu, anche se Makumbu che oggi è assente perché è impegnato con la propria nazionale, dà anche un po' di qualità al Cagliari e magari avere una mezzala non tanto di inserimento, visto che poi sulla destra c'è un giocatore come Nandez, ma che dà qualità e permette comunque un po' di impostazione. Qui attenzione a Caballero che aggancia questo pallone, c'è l'inserimento di Palermo, palla alzata per il taglio di Alfarano, ancora Palermo in area di rigore, non ha spazio per il tiro, la rivuole Caballero che apre con il destro, palla alta sopra la traversa e la Villa Cidrese non ci sta, continua a creare comunque occasione, a rendersi pericoloso. Ranieri, braccia in conserte in panchina col solito gilet grigio, poco ma sicuro che viste già le due ultime uscite del Cagliari, palla al piede, non sarà felice dei suoi, perché questo lungo giro palla tra i due centrali con poi palla persa, che già la seconda volta che succede, non avrà fatto piacere al tecnico romano. Ancora il Cagliari che passa da Deiola, Goldaniga, inserimento di Di Pardo, palla lunga sulla corsa del 99 che non riesce però a tenerla in campo. Si riparte col rinvio dal fondo per Chiriti. Non se l'è sentita dopo il lungo infortunio muscolare Di Pardo di strafare su quel pallone, giustamente, magari fosse stato campionato in qualche modo sarebbe andato a metterla in mezzo. Assolutamente sì, ha cercato un po' di tenere il freno a mano, ritmi abbastanza bassi qui a Villa Cidro. Con la Villa Cidrese che però sta giocando, non dico al 100%, ma sicuramente è motivata la squadra di mister Graziano Manu a fare bella figura. Qui attenzione ad Aresti che rischia qualcosa sulla pressione di Palermo, quella che arriva dalle parti di Falco con il petto, Nandez anticipato da Carboni e poi c'è un fallo su Di Pardo. Proprio Carboni dell'intervento falloso, il Cagliari è già ripartito con Filippo Falco, prova a puntare in velocità Lussu, sfida tutta mancina col numero 3, arriva anche Muscas, un altro mancino a dare una mano,
si appoggia centralmente da De Jola con Nandes che era andato un po' a disturbare il suo compagno di squadra. Ancora De Jola a far girare il pallone, ad andare adesso in verticale da Prelez, controllo così così, finisce col perderla. Cirroni sa perfezionare il recupero, Caballero a portare il pallone, attenzione alla corsa di Muscas, palla alle spalle di Di Pardo con Muscas che è passato avanti, può provare a puntare anche Di Pardo, guadagnare un altro corner, attenzione invece Muscas passa, entra in area di rigore, Muscas la può mettere a rimorchio per Palermo, altra chiusura difensiva. Stavolta a concedere una rimessa laterale sugli esterni, la Villa Cidrese fa male. È arrivato stremato ma ha fatto tutto benissimo tranne l'ultimo passaggio, davvero una bella azione di Muscas. Qui Alfarano che si è allargato sul lato opposto, sterzata a mandare al bar Di Pardo, il cross morbido per il colpo di testa di Palermo. Aresti blocca in due tempi. Continua la Villa Cidrese a rendersi pericolosa sulle fasce, stavolta Alfarano che ha cambiato lato rispetto alla fascia destra cui agisce solitamente, ha messo dentro un bel pallone, Palermo non è riuscito ad impattarlo con la giusta forza per impensierire in Aresti. Poco più di 22 minuti, 0-0, ma ci stiamo divertendo, possiamo dire. Assolutamente sì, bellissima amichevole con una Villa Cidrese in grande spolvero, un Cagliari che invece ha creato diverse occasioni, ha messo in difficoltà Chiriti, ma per il momento non riesce a sbloccare come magari ci si aspettava. Nandes, tocco in verticale per Falco, poi scivola Cirronis, Viola, sovrapposizione di Nandes, qui Viola con l'esterno, forse voleva andare da Nandes, quel che è certo che sbaglia il tocco, regala palla a Chiriti. Non se l'è sentita di tirare, poi ha voluto strafare con una palla alta veramente difficilissima, che lui ha anche nelle corde, però veramente difficile e complicato. Sì, soprattutto per la zona di campo, in area di rigore, pochi spazi. Qui Carboni con Nandez, intervento non da amichevole ma sul pallone all'inizio. Con Prelec che qui prova a prendere posizione con Lanos, appoggio dietro per Falco, non gli concedono il tiro col mancino, scambia allora con Viola, eccolo qui il tiro col sinistro di Filippo Falco, non irresistibile, blocca facilmente Chiriti. Cerca un po' di combinazione offensiva adesso il Cagliari con Viola, passando tanto da Viola ci si aspettava magari in cabina di regia, invece lì davanti in posizione più avanzata può dare magari qualità sull'ultimo passaggio, comunque nel trovare superiorità numerica grazie al suo piede, come è avvenuto in questo caso che ha liberato molto bene Falco al tiro. Tra l'altro adesso Di Pardo in possesso, non benissimo negli ultimi minuti, ha subito tanto sulla sua fascia e possiamo dire lo stesso anche di Barreca dall'altra parte, sono se vogliamo le due riserve di Ranieri in questo momento della stagione, anche da questi piccoli segnali poi l'allenatore deciderà i titolari, fino adesso non benissimo in fase difensiva entrambi i terzini del Cagliari. Diciamo che Zappa e Azzi dovrebbero avere visto quello che c'è stato a Villa Cidro, la strada spianata per un posto da titolare contro il Sud Tirol. Qui Alfarano fa ripartire Muscas, fuori posizione Di Pardo, allora si abbassa De Jola, Muscas va da Palermo, prende posizione col fisico con Altare, l'appoggio per Caballero che cerca il dribbling, poi intervento durissimo di Palermo, si fa male anche Altare, calcio di punizione in favore del Cagliari. Intervento prima di Nandez, questo adesso di Palermo, amichevole sì ma a togliere la gamba non ci sta nessuno, eh. Credo che in Sud America la parola amichevole non esista. Esattamente. Gol da Niga. Falco la lascia passare, non so quanto volontariamente, ma diventa buona per Nandez. Attenzione al cross di Nandez, Mancosu la mette giù, Mancosu cerca la girata sul corpo di Michel Medda. Poi Muscas lancio alla ricerca di Palermo, gol da Niga in anticipo, deve però concedere rimessa laterale alla Villa Cidrese. Con Medda che sta facendo buona guardia lì in difesa, lui che è un po' il jolly di Mister Mannu, può fare il centrocampista, può fare il difensore centrale, l'abbiamo visto addirittura da esterno di difesa, uno dei giocatori più esperti di questa Villa Cidrese che oggi sta sostituendo quello che in teoria è il titolare, il capitano, vale a dire Toto Bruno. Frattempo Mancosu in area di rigore, le finte, Mancosu si allarga sul destro, la scivolata in chiusura di Agustin Lanos, concedere il calcio d'angolo al Cagliari. Eh sì, una bellissima chiusura anche questa, perché poi lo dicevamo all'inizio, no? Si diverte la gente, però si divertono anche i giocatori in campo. Molti poi si vogliono far vedere, affronti il Cagliari e cerchi di dare il tuo meglio. La bandierina Falco, il cross alla ricerca di Viola, una sponda che poteva essere interessante, poi per Mancosu non è riuscito ad arrivare sul pallone.
Hanno rischiato tutti, era un'occasione comunque importante perché prima non è arrivato Viola, poi Mancosu, poteva essere una buona prova per il Cagliari, questa dalla bandierina. Anche qua dicevamo prima dell'importanza dei calci d'angolo per la gara contro il Südtirol, vedremo se poi sarà qualche schema particolare nella gara quando i corner battuti saranno un po' di più e potremo fare un metro di paragone. Solito rinvio lungo di Chirita a ricercare Palermo, Deiola in netto anticipo anche su Alfarano. Rimessa laterale però per la Villa Cidrese con Pitau, dicevamo cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, lui che però è di Villa Cidro ed è tornato nel suo paese per giocare con la prima squadra. Tra l'altro, curiosità, lui è mancino ma ha giocato prevalentemente a destra, perché a sinistra c'è un inamovibile come Lussu. Mentre qui Medda ancora ad abbracciarsi con Mancosu. Hanno ballato un po' un lento e poi calcio d'angolo. Altra opportunità dalla bandierina. Da quel lato il Cagliari ne ha battuto. Prima uno corto, poi uno diretto con Falco. Adesso la sensazione è che Falco andrà nuovamente diretto, anche se si avvicina a Nandez. Il cross stavolta sul secondo palo, colpo di testa e salvataggio sulla linea di Ridwan Palermo. Di solito abituato a metterla dentro in area di rigore avversaria, stavolta l'ha tolta dalla porta di Quiriti. Sicuramente però non ci stiamo annoiando, ogni minuto c'è un'occasione da una parte all'altra, la partita è davvero divertente, speriamo anche di vedere qualche gol. Prova ancora il Cagliari, stavolta dall'altra parte va Viola, cross ad uscire, colpo di testa di Altare, velenoso, Quiriti alza ancora in corner. Sono arrivati anche i tamburi, so che ne sentivi la mancanza. Fa sentire il pubblico a Villa Cidro, tanti tifosi del Cagliari ovviamente giunti qui per questa amichevole. Ancora Viola, altro bel cross con il tiro di Falco, altro salvataggio sulla linea di Palermo. Sta prendendo gusto, se non avesse segnato questi tanti gol forse c'era anche l'opzione Palermo centrale difesa per le ultime partite di campionato. Penso che voglia giocare lì in avanti per andare a prendersi il titolo di capocannoniere. Questo bel duello con Caddeo del Ghilarza. Palermo che avrà a disposizione solo altre due partite, perché la Villa Cidrese nelle ultime tre di eccellenza dovrà osservare un turno di riposo. Piccolo vantaggio per Caddeo che è anche avanti di un gol nella classifica marcatori. Falco, Nandez. Il pallone allargato in una zona dove può arrivare Barreca, prima di lui però c'è Pitau, altra buona chiusura del classe 2005. Più giovane in campo che fin qui comunque ha fatto un buonissimo primo tempo, diverse diagonali, alcune chiusure molto importanti da giocatore quasi più esperto. Deiola, tocco in verticale, Mancosu, Nandez, litigano un po' e poi arriva Medda da dietro, addirittura un doppio passo su Deiola che va a fermare Medda ma non a fermare il possesso della Villa Cidrese. Caballero, attenzione all'apertura, alla ricerca di Alfarano, sbaglia Barreca, Alfarano in area di rigore, Alfarano la mette dentro, Aresti anticipa Palermo e questa è un'altra occasione per la Villa Cidrese, ancora sulle fasce, ancora a mettere in difficoltà i terzini di Pardo e in questo caso Barreca. Lo dicevamo prima, è proprio lì dove il Cagliari soffre di più, al di là delle qualità forse migliori di questa Villa Cidrese, però troppa leggerezza qui di testa per Barreca. Qui bella palla di Mancosu per Nandez che può mettere dentro un altro cross, l'aspetta lì Chiriti. Facile la presa del portiere argentino, che fin qui è sicuramente il giocatore che si è messo più in mostra. Palermo prova a prendere posizione con Goldaniga. Con le cattive maniere, diciamo. Non se ne stanno mandando a dire Goldaniga e Martin Palermo. Scusami, Ridwan Palermo. Sarebbe stato bello aver visto Martin al che comunale. Probabilmente ci sta seguendo, perché segue spesso la Villa Cidrese, anche grazie alle nostre dirette. Qui attenzione alla trattenuta, si è alzata la bandierina però, quindi fuori gioco, c'è fallo. Se Martin ci sta seguendo, facciamo una scommessa, visto che lui il Boca Junior, i tifosi hanno regalato una delle due porte della Bombonera, non so se Palermo batte la classifica capocannonieri, vince lui, quale porta gli regaleranno di Villa Cidro, scegliete voi, quella più vicina ai monti, quella più vicina alla città. Scrivetelo nei commenti come si fa, come fanno quelli bravi. Esatto. Qui palla troppo lunga per Alfarano, Cagliari che riparte da dietro dai due centrali Altare e Goldaniga.
porta palla Goldaniga con Palermo che lo aspetta lì, si torna allora ad Altare. Goldaniga, apertura per Di Pardo con Muscas che prova a mettere un po' di pressione. Falco lungo la linea laterale, torna da Di Pardo, si è accentrato il numero 99, riallarga per Filippo Falco, si accentra Falco, ancora Falco a scambiare con Nandez, una pisata quasi da futsal questa di Nandez che poi ritrova Falco, palla allargata per il cross di Barreca, colpo di testa troppo facile per Chiriti rispetto ai precedenti tentativi. Comunque primo squillo di un Prelez fin qui non diciamo in partita esagerata, è stato fermato molto bene dalla coppia dei due centrali della Villa Cidrese, vedremo se questa prima occasione lo sveglierà un po' in questo pomeriggio di amichevole. Usura di Carboni a concedere la rimessa laterale, Nandez, Mancosu, ancora Nathan Nandez, ancora con la suola, torna dietro da Deiola, palla per Giorgio Altare. Barreca centralmente dove c'è Viola, ancora Barreca, Goldaniga, palla in verticale per Mancosu che ha spazio per ricevere, non per avanzare, c'è la chiusura di Lanos che ha un bel piede mancino, lo dimostra anche in questo caso con una palla lunga alla ricerca di Alfarano. Altare in netto anticipo, fa ripartire l'azione da Resti. Ci ha pensato per un attimo a farla scorrere Giorgio Altare, poi ha visto come sono andati i precedenti con Barreca su quella fascia con Alfano, ha detto sai che c'è, torniamo noi direttamente indietro la Resti. Il Caballero che va a mettere un po' di pressione a Nathan Nandez, Goldaniga ancora a portare palla, uno dei due centrali del Cagliari. Barreca con Mancosu che si è allargato sulla sinistra, avanza ancora Barreca. Viola può mettere dentro il cross morbido sul secondo palo, c'è Lussu, rimpallo che favorisce Falco che aveva fatto una gran cosa, cercato un gran gol qui Filippo Falco, palla alta direttamente nei parcheggi del comune di Villa Cidra. Questa può essere una mossa da beach soccer, visto che ti diletti anche in estate sulla sabbia, il compagno te la alza con la schiena e rovesci da centrocampo. Può essere un suggerimento per il presidente Perra, esatto. se vuole investire su Falco per quest'estate con il suo Cagliari Beach Soccer. E visto che Ranieri un tempo portava la squadra al galoppatoio al Poetto, magari d'estate si possono portare i giocatori a giocare a beach soccer. Mancosu qui con un gran controllo, trova Nandez, avanza ancora Nathan Nandez, Prelez la sponda, Nandez in area di rigore, può metterla dentro a rimorchio, la porta è vuota e arriva il gol dell'1-0. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Nick Prelez. Eh sì, lo avevamo detto, vedremo se si sveglierà con quel colpo di testa, eccolo qua, anche se l'80% del gol forse di Nathan Nandez, ti tolgo anche il forse perché ha fatto una grande azione. Grande azione, palla a rimorchio, stavolta non ha potuto fare veramente nulla Chiriti, completamente fuori causa, cercato l'ennesimo salvataggio sulla linea alla Villa Cidrese, ma Prelez davvero attaccante lì l'ha messa dentro. Gol davvero centravanti, hai detto bene, di rapina quasi, no? A sfruttare tutto il lavoro dei compagni, però questo è poi fondamentalmente quello che richiede Claudio Ranieri a un giocatore giovane come lui, ma comunque fisicato, che ha fatto valere appunto la zampata vincente nonostante la marcatura degli avversari e anche dei compagni, perché poi c'era anche Mancosu a disturbare. La Cidrese che riparte da Carboni, Cirronis, Medda, Alfarano cerca il cambio gioco per Muscas che prende bene posizione su Di Pardo, ancora Muscas ad insistere ad allargarsi sul mancino, finta col corpo di Muscas che cerca quasi il tunnel su Di Pardo, poi l'ultimo a toccare ci è sembrato essere Di Pardo, invece poi ha protetto il rinvio dal fondo accordato anche dall'arbitro. Barreca, Altare, Goldaniga, solito giro palla che coinvolge la linea difensiva del Cagliari, si fa anche dal quarto elemento, vale a dire Di Pardo, nuovamente Goldaniga. Ora Cagliari che ha allargato tantissimo i due trequartisti con Mancosu e Falco che fanno quasi gli esterni in una sorta di 4-3-3 e a loro volta con le sovrapposizioni due terzini o Nathan Nandez, come è successo anche in occasione del gol, danno quel raddoppio in più che un pochino sta dando delle soluzioni migliori al Cagliari e mettendo più in difficoltà la squadra di Villa Cidra.
Nel frattempo si riparte con il calcio di punizione per la Villa Cidrese, affidato a Chiriti. Solito lancio per Palermo, anticipato da Altare. Si lotta sulla seconda palla con Pitau che lascia scorrere, ma la rimessa laterale è per il Cagliari. Dovrebbe batterla Barreca, che è rimasto un po' più indietro. Si avvicina ora il terzino sinistro, su cui Ranieri è sembrato puntare a un certo punto, dicendo che Azzi non era pronto. Poi in realtà abbiamo visto Azzi nelle ultime uscite, ha fatto molto bene. Eh sì, ha detto Ranieri: mi devi odiare a Paolo Azzi. Dopo un periodo comunque buono per il terzino arrivato nel mercato di gennaio, l'ha odiato perché poi ha giocato benissimo nelle ultime partite, e vedremo anche contro il Sud Tirol quale sarà la strategia. Sicuramente Azzi è arrivato a Cagliari che doveva un po' crescere dal punto di vista della fase di non possesso. Ha fatto la cura Ranieri, che partiva a Cagliari dal meglio non prenderle, e dopo questa cura Claudio Ranieri sembra un altro terzino. Qui Mancoso con una gran sterzata su me, che va a spendere il fallo. Altro calcio di punizione da zona molto interessante, stavolta più per un destro che per un mancino, anche se si avvicina comunque Viola. Prima Falco ha fatto valere la regola: chi subisce fallo va a calciare la punizione. Vediamo se sarà lo stesso adesso con Mancoso. Attenzione anche a Marco Mancoso, che può direttamente andare in porta da lì. Anche Viola conta un po' i passi. Sono sicuramente due opzioni importanti, sia una che l'altra. Cercare uno il palo vicino per Chiriti, l'altro il palo lontano. Vedremo da come si sta posizionando con la mimica del corpo. Sembra pronto Mancoso, magari su un leggero tocco di Viola. Parte Mancoso, non trova la porta. Cercato di colpire Chiriti sul suo palo. La parte di porta lasciata scoperta. Buono il giro, ma si è abbassata, diciamo, troppo tardi la palla calciata dal numero 5 dei rossoblu, oggi maglia gialla. Solito rinvio di Chiriti a ricerca di Palermo. Palla che rimbalza, prova a metterla giù Caballero. Rimpallo che favorisce Muscas. Si rinnova il duello con Di Pardo su quella fascia. Di Pardo con qualche problema per fermare Muscas, e infatti è costretto a spendere il fallo. Faccio una domanda e ti provoco mentre la Villa Cidrese si sistema per questa sicuramente interessante punizione. Martin Palermo, già scusatemi, Rido Palermo ormai per me è il piccolo Martin da qui alla fine della telecronaca. Cosa che non penso apprezzi. Esatto, però ci sta, glielo diciamo lo stesso. E secondo te è già pronto per un'altra categoria superiore sempre in Italia? Dovrebbe sicuramente cimentarsi con la Serie D. Conta che questo con la Villa Cidrese è stato il suo primo anno tra i dilettanti, nel senso che tutti gli altri paesi dove è stato è sempre fatto professionista. Qui attenzione al calcio di punizione battuto da Caballero, c'è Carboni che pensa quasi al tiro, poi arretra, fa ripartire l'azione da Medda, che a sua volta si riaffida a Chiriti. Tornando un po' al discorso di Palermo, sicuramente vincendo eventualmente la classifica marcatori, ma a prescindere da quello si è messo in mostra quest'anno con la Villa Cidrese. Un po' da capire, qualche offerta secondo me dalla Serie D potrebbe arrivare. Assolutamente sì, anche perché a guardarlo da questi primi minuti comunque si arregge anche gli scontri contro giocatori dotati fisicamente e atleticamente come categorie superiori, come la B in questo caso. Qui fallo su Falco, calcio di punizione per il Cagliari a metà campo con Deiola sul punto di battuta. Ricordiamo che c'è stata una promessa: qualora lui dovesse vincere il titolo di capocannoniere, tu ti farai i capelli biondi, come in onore al padre, giusto? Assolutamente no, qui ti smentisco mentre commento l'azione della Villa Cidrese che coinvolge Alfarano. Il tocco di ritorno per il numero 10 non è preciso, ma ancora Alfarano che può allargare dove c'è Lussu, con tanto spazio Lussu, con Muscas che è venuto dentro l'area di rigore per ricevere un eventuale cross. Però c'è Di Pardo che sfida l'uno contro uno Lussu, grande giocata di Lussu che la mette dentro con il destro. Qui Di Pardo un po' con il mal di testa su queste finte di Giacomo Lussu, che oggi fa il terzino, ma nel corso di questo campionato l'abbiamo visto agire anche in posizione più avanzata con la maglia numero 10 prima dell'arrivo di Alfarano. Attenzione a Mancoso nel frattempo, che porta palla, limite dell'area di rigore, pensa quasi al tiro, la piazza. Ad un passo di niente
di niente davvero il tiro di Mancosu, però hai detto bene, prima di questa bella azione distensiva del Cagliari che in transizione rapida ha portato al tiro Mancosu, davvero un gol da Niga costantemente in difficoltà, non solo appunto sul numero 7 Muscas, ma anche sul terzino Lussu, che comunque lo ha messo in difficoltà in diciamo discesa in sovrapposizione su quella fascia. De Jola in anticipo su Caballero, palla che scorre dove c'è Medda, si riparte allora da Pitau, avanza Pitau, palla centrale per Palermo, poi Alfarano fermato da De Jola, cade a terra Alfarano ma si rialza subito, la Cidrese che può insistere, Carboni, palla allargata ancora sulla sinistra dove c'è Muscas, si rinnova il duello con Di Pardo, stavolta riesce quantomeno a sporcare il pallone al numero 7 della Villa Cidrese, ancora Muscas con spazio per il cross, palla tesa per l'inserimento di Palermo, ha cercato una delle sue giocate, ha fatto gol in tutti i modi, ma questo è nelle sue corde, cercare di attaccare il primo palo su questi cross di Muscas, andare con l'esterno verso la porta, c'è stata la chiusura difensiva, poi l'ultimo a toccare è stato proprio a Palermo, si riparte allora dal rinvio per Aresti. Anche perché è un tank, è vero, però è anche molto rapido nel breve Palermo, magari non avrà lo strappo, la velocità sull'attacco alla lunga distanza, però nel breve, nell'attacco al primo palo, come giustamente dicevi tu, è molto anche rapido, bravo che Altare comunque a chiuderlo con eleganza e a costringerlo al tiro fuori. Ancora Altare e Goldaniga a scambiarsi il pallone. Prosegue questo giro palla mentre vediamo scaldarsi i primi giocatori del Cagliari. Immaginiamo diversi cambi, se non tutti i giocatori in panchina verranno impiegati nel corso di questa amichevole. Magari vista il secondo tempo. Mancosu. Sì, infatti poi sono Millico, Lella e Cavuoti che si stanno scaldando in questo momento. Palla di Falco che non trova Viola, poi Carboni con un gioco di prestigio, Goldaniga in anticipo su Caballero, palla per Prelez che si è allargato sulla destra, in appoggio c'è Falco, non lo serve subito il numero 20 che continua a proteggere il pallone con il suo fisico, poi Di Pardo deve tornare dietro dove c'è De Jola, Nandez per zone centrali, l'uruguagio allarga dall'altra parte dove c'è Barreca, tocco di ritorno per Nathan Nandez. Pensa al lancio diretto per Prelez, Medda di testa anticipa e chiude, Villa Cidrese che può ripartire con Muscas, Goldaniga e Di Pardo sulle tracce del numero 7 e c'è un fallo di mano di Goldaniga sul cross di Muscas e quindi punizione da zona interessante. Ti sembrava molto attaccata al corpo, però questa è stata la decisione dell'arbitro. Tra l'altro ti chiedo, secondo te lo scambio di maglia 11-8 è già stato prenotato per fine partita? Credo proprio di sì, con Palermo che sicuramente avrà conosciuto Nandez anche prima di arrivare in Sardegna. Sì, quando l'abbiamo intervistato all'inizio di questa stagione sportiva ci avevo detto sì, comunque venivano tutti i giocatori del Boca Juniors quando papà stava là, quando non allenava, a cena, in famiglia, a casa, quindi si respira tanto Boca Juniors in casa Palermo e ovviamente sono tanti i giocatori del passato e del presente del Boca conosciuti lì, ovviamente anche da Ridwan. Alfarano cerca la battuta direttamente in porta, si è aperta la barriera a 3 piazzata da Resti che in tuffo ha provato a salvare. Palla che per sua fortuna non è arrivata in porta. Qui però quello che non dovrebbe mai succedere sulle barriere, ovvero aprirsi su questo tipo di conclusioni. Frattempo è finito il primo tempo. Villa Cidrese 0, Cagliari 1, la rete di Nick Prelez a decidere. Primo momento questa amichevole, una bella amichevole con una bella Villa Cidrese e un Cagliari un po' in difficoltà in alcune situazioni. Sì, che le in difficoltà sulle fasce, tutto sommato comunque sia, primi 45 minuti godevoli, e magari ci poteva stare anche qualche rete in più, vedremo nella ripresa, c'è tanta curiosità anche per capire i cambi, no? Di Claudio Ranieri, ci sono alcuni giocatori, uno su tutti, Zito Luvumbo, c'è curiosità, molto amato anche dal pubblico, vedremo, torna dall'infortunio, se giocherà, sta scaldando nel frattempo in maniera personalizzata, lo capiremo tra poco, sicuramente però sono stati dei primi, è stato primo tempo piacevole da vedere, già uno scambio di maglia tra portieri con le immagini delle squadre che tornano negli spogliatoi, noi ci salutiamo, diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo in diretta a Villa Cidro per il secondo tempo.
La tradizione e la passione di professionisti artigiani per un'arte tramandata da padre in figlio. Siamo specializzati nella lavorazione di teloni PVC, tende da sole, gazebo, pergotende, bioclimatiche e vetrate. La cura del dettaglio, la scelta di materiali pregiati e l'attenzione ad ogni lavorazione rendono la nostra azienda riconosciuta in tutta la Sardegna da quasi 100 anni. Fabio Sanna, soluzioni su misura per i vostri spazi esterni. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Vediamo le squadre disposte in campo. Villa Cinese, che direi che riparte con gli stessi 11, quindi Alejandro Chiriti tra i pali, Pitao e Lusso i due terzini, Medda e Lanos i due centrali, poi a centrocampo Cirroni e Carboni, Alfarano sulla destra, Muscas sulla sinistra,
con Caballero lì in avanti a dare supporto a Ridoan Palermo. Dall'altra parte è cambiato sicuramente il portiere, perché torna a giocare Giuseppe Cioci dopo un periodo veramente complicato con l'operazione per la rottura del legamento crociato. Sono cambiati anche due terzi del centrocampo, perché sono entrati Cavuoti e Nunzio Lella rispettivamente per Naitan Nandez e Nicolas Viola, mentre in attacco ora al posto di Mancosu e appunto di Falco vedo sicuramente Millico da questa parte, mentre Falco mi sembra che sia dall'altro lato, quindi è rimasto anche lui in campo, se non sì, Falco lì largo sulla destra, Millico a sinistra, quindi cambia un po' lo schieramento. Direi che a questo punto, viste le caratteristiche 4-3-3. Di Millico e quelle di Falco, sì, un 4-3-3. Aspettano forse gli arbitri, si sta arrivando adesso la terna arbitrale composta da Cappai, assistenti Lacconi e Cordeddu per questa amichevole. Per il resto non ci sono grandi cambiamenti, sicuramente qualche altra sostituzione in assolutamente in casa sì. Cagliari, tra l'altro la vedremo. C'è curiosità di vedere il numero 21, ovvero Nicolò Cavuoti, classe 2003, arriva dalla Primavera già da diversi anni, è comunque nel giro della prima squadra rossoblù, è la vera pedina che è mancata la Primavera del Cagliari in questa sfortunata stagione, che proprio durante la sosta ha portato all'esonero di Michele Filippi sulla panchina dei giovani rossoblù, panchina affidata al duo Battilana Fabio Pisacane. Cavuoti, che è in fase di recupero ormai da qualche settimana, ora farà il play del Cagliari prima squadra, ma sarà un po' l'anima d'esperienza che dovrà portare in salvo e alla salvezza la Primavera 1 del Cagliari. Sì, Cavuoti che è andato proprio a prendere la posizione di centrocampista centrale davanti alla difesa, e De Jola che invece è andato a fare la mezzala sinistra, in quello che pensavamo potesse essere il suo ruolo guardando la formazione iniziale che ci è stata data. Poi in realtà Viola ha giocato da mezzala sinistra, De Jola davanti alla difesa, adesso De Jola può tornare a fare la mezzala, mentre Viola e Nandez si accomodano in panchina, ricevono l'abbraccio del pubblico per questa ripresa. È iniziato il secondo tempo con il pallone giocato da Cavuoti per Di Pardo, cambiato il centrocampo, non è cambiata la difesa composta sempre da Goldani, Galtare, centrali Barreca e Di Pardo, i due terzini, con Barreca che si appoggia nuovamente da Cavuoti. Cavuoti a centrocampo, De Jola mezzala sinistra, Nunzio Lella mezzala destra e poi Falco con Millico sugli esterni a supporto di Prelez. Millico qui riceve palla in posizione un po' più centrale, e un altro Millico che deve sicuramente dimostrare. Questa può essere sicuramente una buona prova per lui. Attenzione a Di Pardo che si appoggia proprio da Milico, cerca il destro. Chiriti in due tempi controlla. Se avesse segnato saresti finito su Striscia lo Striscione per le guffate. Il momento ho detto che doveva dimostrare, bravo. Doveva dimostrare, perché sicuramente quando è stato impiegato non è sempre stato all'altezza. Anzi, magari alcune partite positive del Cagliari sono coincise proprio con il cambio modulo in cui Ranieri ha rinunciato agli esterni offensivi per passare invece a un 4-3-1-2, e lì ci sono state un po' le svolte nelle ultime partite del Cagliari. Lella, il pallone per Prelez che se lo allunga troppo. Si vede che non è un esterno. Ha provato a fare la classica giocata dell'ala e ovviamente essendo centravanti non ha dosato bene le forze e l'ha mandata direttamente fuori. Decisamente no, però resta punto di riferimento centrale, guardando anche la panchina, probabilmente farà tutti i 90 minuti oggi, poi in attesa di ritrovare la Padula, che non abbiamo dubbi. A proposito di capocannoniere, abbiamo parlato tanto di Palermo che sta contendendo il titolo di capocannoniere del campionato di eccellenza, anche la Padula in Serie B ha agganciato Khedira, quota 15 gol, anche lui oltre a cercare di riportare il Cagliari in Serie A viaggia per vincere un altro titolo di capocannoniere del campionato cadetto. Assolutamente, tra l'altro 2023 è un po' il suo anno, perché ha già segnato 8 reti nell'anno nuovo, meglio ha fatto solo Osimhen, considerando anche la Serie A e non solo la Serie B nel calcio italiano. È uno dei giocatori più in forma in assoluto della cadetteria, è il vero trascinatore di questa gestione Ranieri fin qui a Cagliari. Di Pardo passa ancora da Cavuoti, poi riceve Lella larghissimo sulla destra, venuto più centrale Falco, ancora Falco a portare il pallone a cambiare tutto dove c'è Millico, sovrapposizione di Barreca, Millico con il tacco va a servire proprio Barreca, De Jola
Cavuoti cerca lo scambio con De Jola, che chiusura questa di Medda, che poi si permette il lusso di una Veronica, ma si è fatto male De Jola su questo contrasto con Michel Medda. Problema sembra la caviglia per De Jola. Sì, che era anche il motivo per cui è rimasto lontano dai campi nell'ultimo periodo. Ci auguriamo che non sia poi niente di grave, anche perché quando ti fai, no, di nuovo male la caviglia, chi si è infortunato alla caviglia in carriera lo sa bene, è fastidiosissimo come infortunio, molto difficile anche recuperare certezza e fiducia sull'appoggio proprio del piede, zoppica un po'. Vedremo, ora uscirà dal campo per un accertamento con i medici del Cagliari, ora prova a saltellare per appoggiare proprio sul piede che fa male, si augura che non sia niente di grave. C'è pronto tra l'altro un cambio, doppio credo. Cambio, il secondo portiere Manuel Ardau, poi ti svelo una curiosità su Manuel Ardau, non che prende l'ora. Il posto di Chiriti, e l'altro pronto ad entrare mi sembra Alberto Lilliu. Anche se sta uscendo Medda che stava giocando al centro della difesa, Lilliu che è partito come centrocampista, l'ha finita a fare il centravanti. Vediamo come cambia e se cambia a questo punto mister Mannu. Vediamo che Bruno non sia in condizioni di prendere parte a questa amichevole, mentre continua a zoppicare De Jola, ma sembra dare l'ok. Si è abbassato Cavaliero a fare il difensore centrale e Lilliu va a fare coppia con Ridwan Palermo lì davanti. Cavaliero che può fare qualsiasi ruolo con la Villa Cidrese, l'abbiamo visto anche in campionato, impiegato difensore centrale. Ho avuto anche modo di chiedere a mister Mannu, che mi ha risposto: con un giocatore intelligente a questi livelli può giocare dove vuole. Anche il portiere. A proposito dei portieri, mi devi una bella notizia sul buon Ardau, un aneddoto. Avrei visto il video sul calcio di punizione dell'Under 17 del Cagliari, che ha fatto un po' il giro di tutto il web, postato proprio dal Cagliari Calcio sui profili social. Gol su punizione che è valso il 3-2 del Cagliari sul Verona in rimonta. Sai chi l'ha segnato? Chi l'ha segnato? Samuel Ardau, figlio di Manuel Ardau. Figlio, pensavo fratello, invece addirittura figlio. Classe 81, beh, l'età è quella giusta per essere il padre di un giocatore delle giovanili del Cagliari, però assolutamente sì, bella. Mi è piaciuto questo aneddoto. Tra l'altro c'è stato nel corso dell'estate un amichevole tra la Villa Cidrese e l'Under 17 del Cagliari durante la stagione. Un amichevole con la primavera, mancava solo la prima squadra. Esatto, padre contro figlio, ve la siete giocata subito. Tanto c'è il fischio per il calcio di punizione sull'Ussu, fa ripartire Carboni, poi Lanos e Cavaliero, coppia di centrali adesso tutta argentina per la Villa Cidrese. Cavaliero che va a cercare l'inserimento di Cirronis, cerca di mettere il pallone dentro, capitano di oggi della Villa Cidrese, rimessa laterale. Alfarano scambia proprio con Lilliu. Ancora Alfarano che cerca l'uno contro uno con Barreca. Fa passare il pallone. Cross interessante questo per Palermo. C'è la chiusura nella difesa del Cagliari con Lella, che però riesce solo ad allontanare in rimessa laterale. Molto bella anche la storia di Nunzio Lella in stagione, con Ranieri ha ritrovato minuti e certezze, era un po' una delle ultimissime alternative con la gestione Liverani. Faccio anche un po' di pubblicità personale: in settimana abbiamo avuto il piacere di intervistarlo, potete recuperarlo sul nostro canale YouTube di 131, però è l'ex prodotto del vivaio del Bari, davvero un giocatore di quelli un po' di altri tempi, pur essendo molto, molto giovane, spirito di sacrificio, poche parole, anche poco social se vogliamo, però si è conquistato col sudore un posto in questo Cagli. Si sta trovando piano piano spazio, lui che era arrivato dopo il fallimento del Bari, proprio dal settore giovanile, per rinforzare la primavera, ha fatto un po' il classico percorso passando, esatto, per l'Olbia, e sta trovando adesso anche spazio con il Cagliari, tra l'altro ha anche avuto modo di segnare, di trovare il gol in Serie B quest'anno. Ancora gol Daniga, apre sulla destra per Di Pardo, si va proprio da Lella per via centrali dove c'è Falco e Milico, che stanno agendo in posizione molto più centrale rispetto a quello che ci aspettavamo. Milico qui col sinistro non va troppo lontano dal palo,
Lui lì ha è un giocatore che comunque sia, si prepara il tiro in pochissimo spazio, uno dei talenti più cristallini emersi dai settori giovanili, nel suo caso dal Torino negli ultimi anni. Qui si è un po' perso appunto Vincenzo Milli, con la speranza che in questo finale di stagione anche lui, come dicevi giustamente all'inizio di questa ripresa, riesca a ritrovarsi per ritagliarsi un posto. Si gioca tanto del suo futuro in Sardegna, visto che ha un rinnovo in mano alla società. Al momento sembra difficile che il Cagliari voglia puntare su di lui anche per la prossima stagione, ma le vie del calcio, come si sa, sono sempre infinite. Basta un rush di stagione fatto bene per cambiare veramente tutti i piani. Ancora Altare, gol Daniga, scambiare Barreca, pallone per Milico che adesso agisce in posizione più esterna. Ancora Milico prova a dribblare tutta la Villa Cidrese, prende il fondo per il cross interessante col mancino, c'è la chiusura di Lussu, poi palla che arriva dalle parti di Di Pardo che riallarga dove c'è Falco, si è inserito Lella, il cross alla ricerca di De Jolle in area di rigore ma era in fuorigioco. Comunque un bel inserimento, quelli che chiede Ranieri alle sue mezzali di andare ad attaccare con densità e appunto in maniera importante l'area di rigore. Un Ranieri che cerca tanto i cross per i suoi centravanti e non solo, anche in questo caso per la mezzala che va a riempire l'area. De Jolle è uno di quelli che forse lo sanno fare meglio in assoluto nel centrocampo del Cagliari. Visto il fisico, può essere sicuramente una delle qualità in più del capitano di oggi del Cagliari. Messa laterale per la Villa Cidrese con Lussu, le mani Cirronis, sventagliata alla ricerca di Alfarano, con Barreca che protegge l'uscita di Giuseppe Ciocci. Facciamolo anche un passaggio su Giuseppe Ciocci, è tornato da un bruttissimo infortunio al ginocchio, non il primo brutto infortunio della sua carriera, ne ha avuto anche uno a Olbia, sicuramente una sfortuna che lo sta limitando, lui che è un classe 2002 che tanto bene aveva fatto con il settore giovanile del Cagliari, poi una stagione tra alti e bassi ma comunque positiva nel complesso appunto in gallura. Era tornato a Cagliari quest'anno per fare il terzo, finalmente con un ruolo magari più da protagonista anche in questo caso, però la sfortuna ora ci auguriamo che lo abbia pagato, diciamo, dazio. Attenzione a Milico in area di rigore, prova a rompere il raddoppio, prende il fondo, cross a rimorchio, c'è la chiusura della difesa della Villa Cidrese che concede un altro calcio d'angolo. Cross al centro dell'area, la girata di testa, è ancora Palermo ad anticipare anche Ardau. Ha girato bene qua Altare in porta sulla battuta di Millico, vedremo adesso se verrà ancora cercato il centrale che forse insieme a De Jolle è uno dei due più abili ad andare anche a staccare di testa su questo tipo di occasione. Ancora Falco al cross alla ricerca di Altare, girata di testa che non trova la porta. Ma sì, sempre il più pericoloso, Giorgio Altare. Eh sì, sempre lui, già un gol in stagione proprio di testa nella Serie B in corso. Cagliari che è una delle squadre che segna in assoluto di più, proprio con questo fondamentale migliore in assoluto della squadra. È sempre lui, Gianluca Lapadula, 6 reti di testa in campionato. Non l'avrei mai detto. Palermo torna dietro da Carboni sulla pressione di Prelez. Caballero, sicuramente con Caballero, centrale difensivo, più qualità. In fase di prima impostazione per la Villa Cidrese che prova a lanciare ancora Muscas, poi c'è il duello con Lussu che combatte su questo pallone ma è Falco ad avere la meglio, avanza ancora Falco, bello il dribbling su Cirronis, viene in mezzo al campo l'ex giocatore del Lecce, allarga dove c'è Millico, Alfarano a dare una mano, Millico lo salta ancora per vie centrali dove c'è Falco. Prelez prova a prendere posizione, limite dell'area, addirittura in due su di lui. De Jolle stavolta la posizione regolare, anzi no, fuori gioco. Mi è sembrato in linea inizialmente, poi si è alzata la bandierina. Altro cambio, forse ne cambia altri due e la Villa Cidrese. Sembra di vedere Diego Pinna, che è un giocatore che può fare praticamente qualsiasi ruolo lì davanti, prende il posto di Muscas. Prova ottima direi quella di Muscas. Assolutamente sì, uno dei giocatori, il vivaio della Villa Cidrese che si è messo più in mostra quest'anno, dicevamo 10 gol. Diego Pinna
è un altro giocatore cresciuto nella Villa Cidrese, poco che... amato, direi, a giudicare dai cori a suo favore. No, è stato più che altro fermo durante il periodo del Covid, è tornato quest'anno. L'altra che Alfarano? Sì, è uscito Alfarano. L'altra sostituzione vede l'ingresso di un altro argentino, Juan Echarri, arrivato a dicembre per provare a dare una mano alla Villa Cidrese. Non ha trovato il gol, lui che è un giocatore offensivo, che ha giocato spesso anche come partner offensivo di Palermo. Con l'arrivo di Alfarano, spazi che si sono un po' ridotti per lui. Sì, tra l'altro cambio che ci può stare, perché dopo una prova importante sia del numero 7 che del numero 10, quindi in questo caso Muscas e Alfarano, va un po' perso, no? Di vivacità, di brio sulle fasce la Villa Cidrese in questa ripresa, prova forse a ridare qualcosa all'attacco con questi cambi. Pensa magari anche alla partita di domenica con la Nuorese, Villa Cidrese che di fatto è salva perché ha 9 punti di vantaggio a 3 giornate alla fine su Lanusei, manca un punto formalmente per festeggiare la salvezza. La Nuorese però si giocherà la vita sicuramente. Sicuramente sì, poi bisogna aspettare anche i risultati dagli altri campi, cosa farà il Lanusei, cosa farà il Lipunti, ci sono tante squadre lì coinvolte. Mentre riceve Millico, la conclusione, Parardau. Qui Cirronis prova a ripartire, Altare lo ferma, insiste con Cavuoto il Cagliari, palla per Milico, cerca il destro piazzato e c'è il raddoppio del Cagliari proprio con Vincenzo Milico. L'avevi detto all'inizio di questo secondo tempo, è comunque uno dei più attivi del Cagliari, ci teneva secondo me a fare bene, doveva dare una risposta anche a Claudio Ranieri, lo ha fatto, trova forse la rete con la sua azione più bella, di fatto anche un marchio di fabbrica, centrarsi, provare il tiro sul palo lontano del portiere. Ardau lo ha visto partire all'ultimo questo tiro, lo ha solo potuto toccare, era anche molto, molto forte, e comunque il Cagliari che va sul 2-0 con appunto Millico, ed è un 2-0 che certifica quello che comunque stava avendo in questi primi minuti del secondo tempo, perché era un Cagliari più in controllo. Assolutamente sì, anche un po' calata la Villa Cidrese anche con i cambi logicamente. Alla fine è arrivato un gol meritato per Milico per quello che stava dimostrando oggi, cercato tanto la porta e alla fine con questo bel destro sul secondo palo Ardau non è riuscito ad evitare il 2-0. Vediamo che la Villa Cidrese prova un po' a riorganizzarsi, qui sbaglia la squadra appunto padrona di casa nell'impostazione offensiva. Ti faccio una domanda proprio sul campionato di eccellenza, se è quello secondo te che un po' si aspettava la Villa Cidrese dopo un buon inizio oggettivo tra qualche alto e basso, poi finita forse nella zona più pericolante della classifica pur senza mai grossi patemi in questo campionato, ti chiedo anche un po' il punto, no? Il bilancio su questa stagione per i padroni di casa. Villa Cidrese che era partita molto bene, sorprendendo un po' tutti, in realtà aveva dichiarato fin da subito la squadra, la società, che si puntava ad una semplice salvezza, magari una salvezza tranquilla, non da raggiungere all'ultima giornata. Così alla fine c'è stato un periodo negativo in cui la Villa Cidrese non riusciva più a vincere, poi come uscita da quel loop negativo ne ha allenato un altro paio di vittorie importanti. Qui attenzione ad Echarri nel frattempo che va da Pitau, ricordiamo che Mancino Pitau infatti va sul sinistro, l'appoggio per Echarri che ha alzato questo pallone con il destro, una via di mezzo tra un tiro e un cross, palla che si è spenta sul fondo senza creare particolari problemi a Giuseppe Ciucci. Sì, era una buonissima occasione per la Villa Cidrese sulla scivolata di Altare che ha dato il là a questa buona ripartenza, forse ha sbagliato prima Pitano di andare diretto, no, verso il tiro, a non fidarsi del suo piede debole, e poi era complicatissimo su quella palla a rimorchio provare a piazzarla perché la difesa del Cagliari si era già rischiarata. De Iola, tocco in verticale per Millico che è a campo, entra in area di rigore, ha spazio per mettere dentro un altro cross, c'è però la chiusura ancora di Caballero, difensore centrale con il numero 9, non ne abbiamo visto tantissimi nella storia del calcio, in questo caso però lo fa bene centrocampista argentino che con l'uscita di Medda è scalato in difesa, mentre vediamo 4 giocatori del Cagliari pronti ad entrare. Sono Obert, Luvumbo, Zappa e Azzi, quindi cambieranno i due terzini e uno dei due centrali e poi invece sarà la carta Luvumbo in attacco. Presumibilmente al posto di Falco, lì sulla destra. O di Prelez, vedremo se dà un po' di riposo considerando che comunque sia la Padula arriva all'ultimo e Pavoletti ancora non è recuperato poi per la gara con il Sud Tirol, e Prelez è uno dei titolari, vedremo. Tra l'altro sono gli ultimi 4 giocatori a disposizione di mister Ranieri quest'oggi.
beh sì, l'avranno preparata un po' così, c'è chi gioca un tempo, c'è chi gioca 60 minuti, poi magari c'è chi invece va a giocarsi gli ultimi minuti di gara. Nel frattempo è uscito Altare per far posto a Obert, quindi resta gol Daniga. Robert che è rientrato lunedì dagli impegni con la sua nazionale, mentre ovazione inevitabile per Zito Luvumbo. Uscito Barreca per Azzi e poi dall'altra parte Zappa che ha preso il posto di Pardo, se non sbaglio. Il cambio nelle logiche tattiche. Caballero si appoggia a Dardau, allontana il pallone alla ricerca di Palermo. Col Daniga con le cattive, ma in maniera regolare riesce a fermare. Palla per Azzi, dicevamo Pitau, terzino destro che gioca col mancino. Azzi invece terzino sinistro che è destro, anche se è abilissimo ovviamente anche con entrambi i piedi, o non potrebbe giocare su quella fascia. Qui il cross dentro lo mette De Jola, poi altro duello fisico con Liliu che prova a prendere posizione su Obert, va a commettere fallo il giocatore appena entrato per fare coppia con Goldaniga. Tanta più spinta ora per il Cagliari per quanto riguarda i terzini. Azzi è di fatto un esterno anche alto, prestato, nasce come ala pura, esatto, prestato alla difesa. Dall'altra parte Zappa, che magari non è sempre stato in carriera un terzino, a Pescara ve lo ricorderete anche più alto, a Cagliari ha fatto spesso il terzino vero, però nelle ultime due giornate, a segno sia con Ascoli che contro la Regina, ha ritrovato questa vena realizzativa, ci ha messo 86 partite a fare un gol con il Cagliari, nelle ultime due gol, che gli vuole dire. Comunque con Ranieri ha trovato anche la rete. Sì, Luca con il Pescara invece ne aveva segnato 5 di gol nel campionato di Serie B. Sicuramente un'arma in più per il Cagliari in questo finale di stagione. Difficile andare a riprendere il Genoa lì al secondo posto, però trovare la miglior posizione possibile per i playoff è molto importante nel campionato di Serie B. Eh sì, c'è curiosità tra l'altro di vedere come agirà Zito Luvumbo. Al momento è molto largo con Falco quasi ad agire, no, da falso 9 in questo momento della partita. Luvumbo che preferisce giocare esterno per poi accentrarsi, andare al tiro, comunque dare un pallone di scarico ai suoi compagni. Vedremo anche atleticamente in base alle sue sgroppate come starà. Magari Falco può anche riposarsi un po' di più in posizione centrale, considerando che dovrà giocare tutta la partita. Qui Pinna contro Azzi, si appoggia dietro da Pitau, viene vicino Carboni, Pitau lo ignora, preferisce fare tutto da solo, si allarga ancora sul mancino, cambia lato ma non trova lusso dall'altra parte, si ripartirà con la rimessa laterale in favore del Cagliari. Eh sì, gli unici tre diciamo che chiuderanno la partita con 90 minuti saranno, al di là di Falco, anche appunto De Jola e Goldaniga, sono questi i tre giocatori di Ranieri che non riposeranno in questa partita. Nella manca l'aggancio, Lusso prova a ripartire da Carboni, palla in verticale forse un po' troppo centrale per la corsa di Acciarri che prova a mettere comunque in difficoltà Goldaniga, che riparte da Obert. Cavuoti, Zappa, palla per Luvumbo. De Jola, avanza il Cagliari che cambia tutto, la ricerca di Paolo Azzi, può provare a puntare Pitau, deve dare una mano Pinna, palla per Millico, sterzata di Millico in area di rigore, ancora Millico, l'uscita di Ardau e poi il pallone che esce sul fondo. Sì, l'ultimo a toccare è stato Millico. Abbiamo subito visto la carta Azzi, no? Per Claudio Ranieri, si allarga tanto, detta l'attacco alla profondità, qui bravo De Jola a servirlo anche di forza, di potenza, come sono i palloni che lui preferisce, per poi andare ad attaccare diretto col primo stop la profondità, e subito un'occasione creata a servizio di Milik. Cavuoti con il petto, controlla facilmente questo rilancio lungo, prova ancora ad avanzare, poi si riappoggia da Goldaniga. Zappa, tocco in verticale con la sponda di Falco, Lella ritrova il pallone, Cirronis la alza e di fatto la passa ad Azzi. De Jola, un spazio numero 14, si appoggia da Falco, vede la porta a Falco, si prepara al tiro Falco, Ardau riesce a contenere la botta di Falco, poi a controllare in un secondo momento.
si è fatto ingolosire dal tiro, si è visto proprio come ha stoppato la palla, ha visto la porta piena. Lui è un giocatore che anche nel tiro della distanza è una delle sue armi principali, ci ha provato, bravo comunque Ardao andare bene giù per impedirgli diciamo di andare sul secondo palo. Carboni, Lanos alla alzata dove c'è Lilliu. La rimessa laterale, la Villa Cidrese proprio lì davanti alla panchina di mister Ranieri. Caballero larga il gioco per Pitau, ha capito tutto Azzi che intercetta e adesso contropiede Cagliari con Azzi, con l'esterno provato ad andare da Millico. Ardau in presa facilmente neutralizza questa potenziale occasione rossoblu. Se vogliamo, la Villa Cidrese ha fatto due tipi di allenamento in questa partita. Nella prima parte transizione rapida, ricerca della ripartenza e l'attacco alla profondità sulle fasce, adesso invece un pochino più di difesa, contenimento e pressing alto, che sono un po' diciamo le tre chiavi di questo secondo tempo. Magari si aspettava più una partita difensiva da parte della Villa Cidrese, che invece in più di un'occasione ha provato ad andare a far male. Brutto nel primo tempo con Muscas e Alfarano. Riceve Paolo Azzi sulla sinistra. Cavuoti porta il pallone, scarica sulla destra per Goldaniga. Zappa, ancora Cavuoti, poi Obert per vie centrali. Con il tacco Millico va da Falco, allarga nuovamente per Azzi. De Jola, Azzi, palla per Falco che poi lascia scorrere per Cavuoti, chiama palla a Zito Lufumbo, servito all'angolano, il controllo con il petto lungo la linea laterale, vediamo se forza l'uno contro uno con Lussu. Ancora Lufumbo, le finte di Lufumbo che prova ad avanzare, mette dentro il cross, qui però non può intervenire nessun giocatore del Cagliari. La Villa Cidrese si rifugia in angolo, ma sta bene Zito, eh? Se la domanda era quella, ha subito provato un po' i suoi cambi di direzione classici che lo hanno contraddistinto da quando ha raggiunto dall'Angola appunto la Sardegna. Sembra stare bene, vedremo. Quando non stai bene fisicamente non tenti l'affondo così sulla gamba debole, invece subito si è messo alla prova. Attenzione al cross interessante per il colpo di testa di De Jola senza Giorgio Altare. Adesso cross dalla bandierina, vanno alla ricerca di Alessandro De Jola. Cioè, attenzione anche a Obert, non è male comunque sia sui calci piazzati di testa, l'ex centrale della Sampdoria Primavera e poi anche del Cagliari Primavera, e è comunque abile anche lui sui calci piazzati, soprattutto sui colpi di testa. Palla nuovamente per Lufumbo, stavolta c'è la chiusura di Lussu che subisce anche il fallo dell'angolano. Calcio di punizione a favore della Villa Cidrese. La Cidrese che continua a far scaldare i restanti giocatori in panchina, diversi giovani, ma sono giovani che sono abituati a giocare in eccellenza, così come Pitau e Lussu che sono titolari inamovibili e che per il momento restano in campo. Tempo Goldaniga è andato alla ricerca dei tatuaggi segreti di Palermo e l'arbitro si è visto costretto a dare un calcio di punizione che potrebbe permettere alla Cirese di ragionare un po' di più con la palla a tre piedi. Non ci è riuscita spesso in questa ripresa, un po' perché dici tu c'è anche il pensiero che va, ecco qua ancora un errore, il pensiero che va al campionato, ma forse anche un filo di stanchezza che ci sta con i cambi anche. Assolutamente sì, fine partita è vero non a ritmi altissimi, non ritmi alti per il Cagliari, perché per la Villa Cidrese i ritmi sono stati alti, differenza di categoria spesso non la paghi dal punto di vista tecnico ma proprio dal punto di vista del ritmo, della velocità del pallone. Sicuramente è stato un test finora importante per la Villa Cidrese, continua a tenere molto bene il campo anche dal punto di vista del risultato. Qui prova l'azione Diego Pinna, andandosi però fuori il pallone, torna ad agire sulla destra. Obert, Millico, si riappoggia da Goldaniga, palla allargata per Zappa, Lufumbo,
Falco, tocco in verticale per Luvumbo, entra in area di rigore Luvumbo! C'è il 3-0 del Cagliari con Zito Luvumbo, è tornato e l'ha dimostrato oggi a Villa Cidro. Può essere un'arma in più per Ranieri in vista del Sud Tirol. Azione da manuale del Cagliari Ranieri con Falco che va alla ricerca dell'attacco alla profondità. Molto intelligente Nunzio Lella a fare il velo, sentendo l'arrivo alle sue spalle di Zito Luvumbo, che poi è stato anche freddo. Lui che di solito impiega almeno un paio di gol mangiati prima di metterla in porta alle spalle del portiere. Stavolta la prima, primo tentativo. Eccolo lì, tornato subito in gol. Anche questa è vero che è un'amichevole, però sai, sono fiducia e certezze che ritrovi dopo un infortunio che ti aiutano anche per tornare protagonista poi in campionato. Sì, dal punto di vista psicologico gol può essere importante questo del 3-0. Adesso Cagliari che allarga un po' il divario dal punto di vista del risultato contro una Villa Cidrese che prova adesso a impostare da dietro. La sensazione però che il Cagliari, prescinde da tutto, ne abbia di più anche da un punto di vista fisico. Fosse stato un amichevole sui 45 minuti, magari staremmo parlando di altro. Eh sì, che sa che poi Ranieri comunque sia nell'ultima sosta prima del rush finale non abbia fatto anche un po' di richiamo atletico con i giocatori che aveva a disposizione e quindi esclusi i nazionali, perché poi ti vai a giocare tutto probabilmente passando dai playoff. Guardando la classifica attuale del Cagliari, sarà bisogno di energie fino alla fine, probabilmente fino a giugno per il Cagliari Ranieri. Tanto Palermo una botta in testa, ma si è rialzato il bomber argentino, mentre la Villa Cidrese prova a passare dall'altro argentino e Ciarri. C'è la chiusura della difesa del Cagliari, poi il fallo di Lanos a proposito di argentini su Falco. Eccoli qua, pronti altri cambi. Casa Villa Cidrese, entra anche il terzo portiere Marco Sizia, classe 2006, ma che aveva già esordito in eccellenza nella scorsa stagione. Prende il posto di Ardau. Il più triste di questa situazione è Pittau, che improvvisamente si ritrova ad essere il più giovane in campo, dopo aver fatto anche lui una gran partita. Ardau pochi minuti ma buoni, perché al di là dei due gol subiti comunque ha fatto una serie di buone parate. Assolutamente sì. Chiritti direi il migliore della Villa Cidrese per quello che abbiamo visto oggi. Però anche questo è un portiere interessante, parlando di un 2006 che ha già diverse presenze alle spalle nel campionato di eccellenza. A proposito, 2006 non lo vedo in panchina, però nelle ultime uscite anche lì Pittau non era il più giovane in campo, perché Graziano Mannu si è affidato a un altro Pinna, Matteo Pinna, classe 2006, preso direttamente dall'Under 17 e buttato come terzino in eccellenza, dimostrazione del vivaio della Villa Cidrese. Fa sempre un ottimo lavoro. Eh sì, lo dicevamo anche con il presidente Marrocco, alla fine poi un progetto come questo parte anche, può crescere, può sperare di crescere partendo dalle basi interne con il settore giovanile. L'altro giocatore ad essere entrato in casa Villa Cidrese è un classe 2004, Massimiliano Aru, che nella prima parte di stagione ha spesso fatto coppia con Palermo, mentre qui ci prova Sarri. Si è chiuso bene Goldaniga in calcio d'angolo, però la dimostrazione è che nonostante i cambi, nonostante i tanti giovani che sono entrati, la Villa Cidrese non vuole fare da sparring partner senza provarci almeno a farsi vedere dalle parti di Cioci ogni tanto, e questa è la dimostrazione che comunque sia è una squadra viva anche con le sue alternative, la Villa Cidrese. Sì, anche perché è una Villa Cidrese super offensiva, perché è rimasto in campo Palermo, c'è Lilliu, c'è Ciarri, c'è Aru che fa il centravanti ma spesso va a fare anche l'esterno, e c'è Diego Pina, quindi 5 giocatori offensivi per provare a segnare almeno il gol della bandiera. Non è parente, vero, di Fabio? Massimiliano? Siamo sempre qua a Villa Cidro, ma sinceramente non ti saprei rispondere. Però un giocatore davvero interessante, un classe 2004 che già l'anno scorso aveva avuto modo di segnare contro il Budone in eccellenza. Quest'anno un po' con la rivoluzione in casa Villa Cidrese, che ha messo al primo posto i giovani di Villa Cidro, si è ritrovato protagonista a inizio stagione, poi a lungo andare, quando magari le partite contavano un po' di più, Mister Mannu ha scelto uno schieramento un po' più coperto con Caballero, come l'abbiamo visto oggi a inizio partita, a fare da supporto a Ridwan Palermo. Adesso Caballero invece, come già detto più volte, sta facendo il difensore centrale.
Vitau con l'esterno, la ricerca di pinna, c'è la chiusura di Azzi, a vuoti. Maruca ha preso il posto di Cirronis che ha ceduto alla fascia Lilleo. Che particolare come Falco e Lella si scambino tanto, perché a volte è quasi Falco a fare il centrocampista e Lella ad occupare, come è successo anche poi in occasione del gol di Luvumbo, il ruolo quasi di centravanti, lui che comunque di fisicità ne ha e riesce a sostituirsi bene anche nel ruolo di 9. Quando giochi col falso 9, come stiamo dicendo con Falco, che adesso ha preso il posto di Prelez, servono tanti inserimenti da parte dei centrocampisti, ovviamente. Pensavo che ti giocassi il mio attaccante lo spazio di guardioliana memoria, però sei stato bravo. Qui attenzione ad Azzi che incrocia con il sinistro, fa 4-0, cala il poker il Cagliari, in gol anche Paolo Azzi. È una bellissima discesa, ma soprattutto un bellissimo tiro a incrociare, la presa proprio forte e piena, come si suol dire, per un gol che dà fiducia anche al Buonazzi, che in un periodo molto positivo della sua stagione con Claudio Ranieri, vedremo, anche questi sono segnali positivi per lui e un po' per tutta la squadra in vista della delicata sfida al Sud Tirol. Sì, ce l'aspettiamo titolare, sicuramente Dossena titolare. Oggi non c'è, ma Ranieri. Strategia, il suo, diciamo, imprescindibile, lo ha lasciato da Seminello. Solo in amichevole non lo schiera titolare. Esatto, è l'unica partita che salta al momento del periodo Ranieri ed è un amichevole. Cittadese prova a reagire, palla lunga per Palermo. Ancora Azzi in chiusura, Cavuoti di prima per De Jola, ha spazio e se lo prende. Ancora De Jola che viene in mezzo al campo, c'è Lella sì che va a fare proprio il centravanti con Falco che si è abbassato. Falco, essendo mancino, si abbassa proprio più sul lato di Lella, quindi è il numero 23 chiamato. Sì, particolare, no? Questo ruolo quasi da regista offensivo, perché poi regista è un compito, non è un ruolo in campo, e Falco lo sta facendo molto bene in questa ripresa. Al di là dei tanti minuti in campo, sembra anche stare bene fisicamente, perché poi sta spendendo a livello di fiato da una parte all'altra del campo, soprattutto sulla sua zona di competenza, dove riesce a usare il piede forte, però comunque sia è un buon Falco quello visto fin qui a Villa Cidre. È un Falco che può sicuramente dare qualcosa in più al Cagliari rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento. È stato un Falco a metà, citando Grignani, in questa stagione. Vedremo cosa sarà nell'ultima parte di questa Serie B. Altra chiusura di Goldaniga. Anche Cavuoti sta disputando un buon secondo tempo, ha messo ordine lì a centrocampo. Sì, assolutamente, lo dicevamo, no? Deve essere la carta in più della primavera, una primavera che sta soffrendo oltremodo dopo i playoff, la semifinale, scudetto dell'anno scorso. Lui è sicuramente uno dei giocatori più di qualità, insieme a un altro importante talentino del settore giovanile come Carboni. Qui il numero di Luvumbo lungo la linea di fondo, lo scarico per Lella che va da Millico e qui il Cagliari ha esagerato, ha provato ad entrare in porta col pallone. Sizia si è ritrovato il pallone lì, l'ha controllato senza problemi. Millico spiazzato con tanta gentilezza di Lella, che ha provato a servirlo davanti alla riga di porta, però comunque una bella azione, è un'altra sgroppata, un'altra accelerata delle sue per Zito Luvumbo. Lancia la ricerca di Aru, colpo di testa anche di Palermo che non trova pinna, poi De Jola con il tunnel proprio ai danni di Diego Pinna e Cagliari che riparte da Goldaniga e adesso Azzi. Obert De Jola, assaggio un po' pigro questo per Azzi e lo sporca Diego Pinna. Obert De Jola, Cavuoti scambia ancora con De Jola, non riesce a saltare Caballero, poi il tocco di Lilliu favorisce nuovamente De Jola che allarga dove c'è Millico in area di rigore, il doppio passo ancora Millico, vuole spazio per il destro, diventa un assist per De Jola, Murato. Villa Cidrese che prova ad allontanare e ripartire, Lilliu avanza a palla al piede, pressato da Cavuoti, recupera palla, si riappoggia De Jola. Lella pensa quasi al tiro, poi allarga tutto per Luvumbo. Di prima stavolta per l'inserimento di Zappa.
Ancora Gabriele Zappa a lottare a mettere dentro il cross. Chiusura di Llanos. Il Cagliari un po' sbilanciato. Velocidese che non ha però più condizione atletica magari di inizio gara. Con Muscas e Alfarano in campo aperto ha provato a far male nel corso della prima frazione. Forse pronti altri cambi per la Villa Cidrese. Guardiamo, però si continua a giocare con questa iniziativa di Diego Pinna, viene fermato, riparte da Deiola. Azzi avanza sulla sinistra. Obert. Falco Deiola. Zappa va da Luvumbo. La ricerca di Falco per Zappa. Va alla ricerca di un altro gol. Dopo... Ora sta provando a spingere anche Gabriele Zappa su quella fascia nelle ultime due azioni del Cagliari. Si è fatto vedere anche lui, forse un po' geloso del risultato positivo di Paolo Azzi. Ovviamente si scherza sulla corsia mancina. Hai detto prima di Cavuoti, torniamoci. Secondo me sta facendo molto molto bene negli ultimi minuti. È salito un po' in cattedra. Eccolo qua, impostare per Falco. Il Falco cerca l'iniziativa centrale. Fermato però dalla difesa della Villa Cidrese. Carboni. Caballero viene in mezzo al campo, porta palla, poi va in verticale da Diego Pinna. Duello con Obert che riesce a fermare questa iniziativa della Villa Cidrese sulla destra. Cavuoti. Lella. Luvumbo larghissimo sulla destra che chiama il pallone. Ci arriva ora con Zappa. Nuovamente Zappa a scambiare con Luvumbo. Luvumbo prova ad accendersi, sterzata dell'angolano, fermato, poi cerca un'iniziativa personale in uscita Llanos. Quattro cambi nel frattempo nella Villa Cidrese. Calcio di punizione, dovrebbero essere gli ultimi a questo punto a disposizione. Fatta eccezione per Salvatore Bruno, che non ha potuto prendere parte a questa amichevole, ma comunque in panchina è entrato anche con la fascia capitano al braccio mentre il calcio d'inizio. Adesso diversi giovani che magari non hanno avuto tantissimo spazio nel corso del campionato con i grandi e che invece hanno la soddisfazione oggi di giocare l'ultima parte di gara contro il Cagliari. Questa è la classica storiella poi da raccontare ai nipoti, no? Quella volta che giocai contro il Cagliari. Esattamente. È entrato sicuramente Erbi, è entrato Gianmarco Cau. È entrato anche Nicola Zacchedu che riceve palla in questo momento sulla destra. Credo che l'altro cambio sia quello di Giuseppe Virdis, che ha trovato di recente proprio nell'ultima gara casalinga della Villa Cidrese contro il Calangianus, il suo primo gol in eccellenza. Era terminata 5-2 proprio grazie al suo gol segnato nel recupero. Appena entrato l'ha subito messa dentro. Una vittoria importante per la Villa Cidrese in chiave salvezza. Si riparte con un altro calcio d'angolo. Cioè ora Cagliari prova a fare un po' di accademia anche, no? Provando a gestire il possesso palla. Vedremo anche se sarà la voglia del singolo trovare qualche giocata personale. In questo caso Cavuoti, tiro smorzato e palla fuori. Ci ha provato anche Cavuoti, che ha giocato un bel secondo tempo. Era ordinata la sua. Tiro sicuramente non all'altezza della prestazione offerta in campo. Andando sul tramonto di gara, nel frattempo che Deiola prova a lanciare Luvumbo, possiamo dire che al di là forse di Barrecca e di Pardo, per Ranieri sono quasi tutti segnali positivi questo pomeriggio. Assolutamente sì, segnali positivi che secondo me arrivano anche dal pubblico, dall'affetto dimostrato qui al comunale di Villa Cidro, 2000 persone, praticamente tutto esaurito.
motivo per cui abbiamo anche potuto fare la diretta, nel esatto. senso non c'erano altri posti disponibili, dunque per i tifosi rimasti a casa c'è stata la possibilità di vedere il Cagliari almeno con la diretta Facebook sulla pagina di Directa Sport Live TV, sulla pagina di 131. Frattempo si è tutto esaurito, che poi sarà anche quello di sabato alla Unipol Domus, è stato annunciato poco fa, Cagliari su Tirol, non c'è più posto appunto allo stadio dei rossoblù, in attesa, no? Tra qualche anno di giocare al Gigi Riva, fa effetto anche iniziare a dirlo, così si chiamerà il nuovo stadio del Cagliari Calcio, oltre ovviamente al nome dello sponsor, Unipol, che resterà, come è già stato annunciato ormai da diversi mesi da parte della società rossoblù. Comunque sia un affetto davvero che è tornato dai fischi, dalle contestazioni giuste dopo una processione, il ritorno in Sardegna di Claudio Ranieri ha riacceso gli animi. Attenzione al tentativo di Filippo Falco, che arrotonda sul 5-0 il punteggio di questa amichevole. Ha ricevuto al limite dell'area col mancino, non ha perdonato Sizia. Gli mancava solo la parola a Pippo Falco in questo secondo tempo, è arrivata su assist di Zappa. Bel tiro, tra l'altro, a incrociare diretto con la porta aperta, un giocatore con le qualità come lui non può sbagliare. Risultato che diventa pesante in questo finale, ma penso che fine gara, quando andremo a sentire Mister Manu, i protagonisti della Villa Cidrese, saranno tanti segnali positivi anche per il tecnico della squadra di casa. Gopin non affonda, va per via centrali da Lilliu. Adesso Villa Cidrese che si è un po' rivoluzionata con Pinna che fa il terzino, prova a approfittarne ancora il Cagliari con Millico, entra in area di rigore, mette dentro il cross, poi il colpo di testa di Cau. Cavuoti, Azzi con spazio, brasiliano la lascia lì a Millico e nuovamente Azzi prova lo scambio adesso con Falco. Si è allargato sulla sinistra, torna da Azzi, entra in area di rigore Azzi, stavolta va con il destro sul primo palo, gran parata di Sizia ad evitare il sesto gol del Cagliari. Sì, è stato bravo sul suo palo, anche per un portiere comunque sia così giovane, c'è sempre, no? Tremano un po' le gambe, invece ha risposto presente su questo bel tiro sempre potente di Azzi. Oltre a chance dalla bandierina con Millico e Azzi, la rigioca corta il Cagliari, iniziativa di Azzi che entra in area di rigore con il destro, la mette a rimorchio per De Jola. Era l'ultima occasione di questa amichevole, il Cagliari vince 5-0 a Villa Cidro contro la Villa Cidrese. Un bel test, soprattutto una bellissima cornice di pubblico che continua a dimostrare tanto affetto per la squadra di Ranieri e per la Villa Cidrese. Ci hanno fatto divertire. Sì, assolutamente, Ranieri ha dato il 5 al suo pubblico ritrovando l'abbraccio della gente, lo ha dato anche il Cagliari alla Villa Cidrese in campo, un risultato che no, ovviamente è estemporaneo, non è quello importante, era importante divertirsi in questo pomeriggio di sport, ritrovare anche un po' di minuti per diversi giocatori dei rossoblù e poi trovare anche il piacere di sfidare una squadra così importante per la Villa Cidrese per il finale di stagione e per i tanti giovani della squadra appunto di Villa Cidro, un'occasione da raccontare per il futuro, ma anche per il futuro a breve termine, perché poi ti formano queste partite. I segnali importanti per il Cagliari poi in ottica di finale di stagione. Cagliari che sarà impegnato veramente in un rush di finale di regular season, dove dovrà strappare obbligatoriamente il miglior posto per la griglia playoff. Sì, assolutamente, è importantissimo arrivare il più in alto possibile, uno per partire con un turno di ritardo sulla questione playoff Serie B, due anche per il fattore campo, perché poi chi si piazza meglio gioca appunto la gara in casa, e questo sarà importante per il Cagliari. Personalmente ti dico, mi sembra molto difficile che il Cagliari possa ambire, salvo penalizzazioni ulteriori del Genoa che non sono all'orizzonte, anche al secondo posto. Forse la mossa Ranieri è arrivata un po' troppo tardi, ma al di là dei rimpianti ora c'è da pensare solo al futuro, che deve essere il più positivo e il più continuo possibile per i rossoblù. Per continuare a seguire il Cagliari con tutte le notizie, noi vi rimandiamo ovviamente a 131, che segue sempre tutte le partite del Cagliari dal vivo e non, vi aggiorna con i loro approfondimenti. Per quanto riguarda invece le prossime partite della Villa Cidrese, l'appuntamento è su Directa Sport Live TV.
Io ringrazio la squadra che ci ha permesso di trasmettere in diretta questa amichevole. Ringrazio Roberto Pinna al mio fianco. Grazie a te Roby e grazie a voi ovviamente. L'appuntamento con Directa Sport per i prossimi eventi, per le prossime partite.